Buon pomeriggio amiche ed amici di Rete 8 e benvenuti all'appuntamento del mercoledì, il terzo della settimana con Di Pomeriggio. Prima di iniziare un saluto a Federico Di Luigi che oggi mi fa compagnia. Ciao Ciao Fede. Lorenzo, ben ritrovato. Iniziamo subito con un argomento che piace a entrambi perché anche Federico ha un bel cagnolone a casa e allora la rubrica della nostra Valentina Sacco, Fedeltà a quattro zampe. Prego, regia. Amici di pomeriggio, oggi in questa giornata assolata di primavera siamo in un giardino meraviglioso per concludere questa rubrica che tanto state seguendo. E qui con noi Gigi Provvisiero e ci tenevo particolarmente a concludere questa rubrica proprio con lui perché tu sei stato Gigi un po' l'anima di questo progetto. Di colui che quotidianamente si è impegnato a cercare contatti e a cercare le varie realtà, quindi un vero animalista, ecco, possiamo dire così. Ma io ti ribadisco quello che ci siamo detti all'inizio. Sì, è vero, io ho trovato dei contatti, ma la crema di questa rubrica sei stato tu e in particolar modo Rete 8 che ha dato l'opportunità di far conoscere associazioni e non. Ecco, diciamo così, quindi i protagonisti veri sono stati coloro che si occupano quotidianamente del benessere appunto dei nostri amici a quattro zampe, no? E oggi per questa puntata vogliamo presentarvi un caso del cuore, possiamo dire così. Ci tenevi particolarmente a presentarci la storia di Shakira che proprio tu hai provveduto a salvare, adesso cerca un'adozione, ma parlaci un attimo di questo progetto. Beh, la storia di Shakira è nata così, praticamente lei è una cucciola che questa famiglia non è riuscita a far adottare, a far vendere e praticamente ce l'aveva lì in 20 metri quadri col padre e la madre che praticamente non la facevano manco mangiare. E quindi lui mi ha mandato dei video, sinceramente non belli, e allora tramite Sofia Costantini, una carissima amica, abbiamo preso Shakira e quindi l'abbiamo portata dal veterinario, gli abbiamo fatto fare tutto, quindi vaccinazione, sterminazione, tutto quello che c'era da fare. E poi, grazie a una nostra amica educatrice, Roberta, e niente, l'abbiamo portato qua su in stallo a pagamento, quindi abbiamo anche un costo per tenere Shakira più le spese veterinarie. Avete fatto una colletta quindi, giusto? Sì, abbiamo fatto una colletta, un gruppo su WhatsApp come di solito si fanno, e quindi chi mette 10 euro, chi 15 euro, chi ne ha messe 20, chi addirittura ne ha messe 500, quindi sono soldi, insomma hanno preso a cuore questa situazione di Shakira che è bellissima, adesso voi la vedrete, è un pitbull, però ecco io lascio la parola a Roberta che chi meglio di lei può spiegare tutta la situazione e io vi ringrazio ancora per tutto quello che avete fatto per tutti questi nostri amici animali. Perfetto, allora andiamo a conoscere meglio Shakira e Roberta, l'educatrice che se ne sta occupando. Adesso
questo Gigi Provisiero ha fatto spazio a Roberta, che è una professionista del settore, perché Roberta, mi stavi dicendo, sei un tecnico veterinario, e poi alla nostra Shakira, che come vedete è veramente a suo agio davanti alla telecamera, si sta rilassando, si sta godendo anche lei questa giornata primaverile. Roberta, ci vuoi parlare un attimo della storia di Shakira e del lavoro che stai facendo su di lei? Io appunto sono stata contattata da Gigi Provisiero e da Sofia, che mi hanno raccontato la storia di Shakira. Lei purtroppo ha vissuto i primi 8 mesi della sua vita in un contesto non proprio idoneo alla crescita di un cucciolo. Era purtroppo un contesto di privazione sensoriale, lei non ha avuto modo di fare esperienze, di socializzare, e quelli pochi contatti che ha avuto con altri cani, che erano appunto sua madre e suo padre, erano purtroppo interazioni di bassissima qualità, che le hanno lasciato un po' degli strascichi nella socializzazione con altri cani, che stiamo cercando un po' di risolvere e di lavorarci appunto in questo periodo in cui è stata qui da me. Senti, la razza è particolare, quindi immagino che il lavoro che bisogna fare anche in base alla razza e quindi alla genetica di un cane sia diverso per ogni cane, quindi che tipo di lavoro stai facendo su di lei? Allora, con lei sto cercando appunto di farle fare tante esperienze diverse, portarla in giro, farle vedere cose sempre nuove, farle fare interazioni di qualità con altri cani che stanno andando anche bene, perché lei non ha mostrato atteggiamenti aggressivi, ma soltanto un po' di paura e di incapacità a relazionarsi. Stiamo lavorando anche nell'incontro con i gatti e con altri animali, con persone sempre diverse, bambini, insomma stiamo cercando di arricchire il suo bagaglio per permetterle di affrontare le situazioni che le si porranno nella vita. Giustamente, giustamente, poi mi stavi dicendo lei è dolcissima, quindi appena siamo arrivati devo dire che ci ha accolto veramente con grande entusiasmo, poi come potete vedere anche tranquilla, dai, diciamolo. E chi pensi che possa essere il padrone ideale per un cane così? Allora, il proprietario ideale per lei è sicuramente un proprietario che ha voglia e intenzione di dedicarsi alla relazione con il cane, magari anche pronto ad affrontare un percorso con un istruttore che sappia integrare inizialmente il cane nella nuova famiglia e che spieghi al nuovo proprietario se non ha le competenze adatte, se non ha ancora abbastanza esperienza con i cani a gestire bene la relazione con Shakira e anche aiutarla a continuare il suo percorso di educazione. Non ci sono requisiti particolari, io l'unica cosa che mi sento di sconsigliare è una convivenza con cani di sesso femminile, perché appunto questa particolare razza, che è il pitbull, tende a volte ad avere dei comportamenti non idonei con i cani dello stesso sesso. Non è detto, però ecco, così mi sentirei intanto di escludere questa possibilità. Invece possiamo valutare assolutamente la convivenza con i gatti e con cani equilibrati maschi, sempre se il proprietario è consapevole del fatto che bisogna continuare a lavorare per la sua socializzazione. Certo, quindi diciamolo, perché è importantissimo puntare all'adozione, sì, ma un'adozione consapevole, anche perché poi sennò si rischia spesso di tornare indietro e per il cane poi sarebbe un trauma, traumi su traumi, che voglio dire è sempre meglio evitare. Quindi il vostro lavoro è importante anche per quello, no? Per riuscire a capire se la persona è giusta anche per un'adozione. Assolutamente, dobbiamo evitare che si presenti l'eventualità in cui Shakira venga riportata qui dopo un'esperienza in famiglia, perché questo andrebbe ovviamente a influire in modo negativo nel suo percorso di crescita. Quindi cerchiamo un'adozione assolutamente consapevole e un proprietario che voglia dedicarsi a lei per tutta la vita, questo è importantissimo. Daremo sicuramente dei contatti a cui potete contattarci. Loro saranno felicissimi di rispondere alle vostre domande. A proposito di domande, sfruttiamo, diciamo così, le tue conoscenze, la tua professionalità per farti qualche domanda che potrebbe essere utile anche al pubblico a casa. Allora, stiamo parlando di un pitbull. Quali sono gli atteggiamenti giusti e quelli da evitare assolutamente con un cane così in casa?
Allora, tendenzialmente i pitbull sono cani molto dolci e molto predisposti alla relazione con le persone, hanno veramente una bassa propensione all'aggressività verso gli umani, quindi non ci sono effettivamente dei comportamenti da evitare rispetto a i comportamenti che abbiamo con qualsiasi altro tipo di cane. Sicuramente bisogna dare un'attenzione in più nella relazione che il cane avrà con altri cani, con i suoi simili, perché in quel caso le interazioni possono essere un po' più complicate. E, dentro casa bisogna seguire tutti quelle abitudini sane nella gestione dei cani, quindi assicurargli assolutamente una sistemazione idonea, ma non ci sono comportamenti che io direi di evitare a priori, perché ogni cane è a sé. Quello che invece consiglio assolutamente è di farsi seguire in ogni caso da un istruttore cinofilo, che potrà dare dei consigli mirati a seconda della famiglia in cui Shakira andrà a vivere, perché ovviamente ogni famiglia ha le sue necessità, i suoi ritmi, le sue abitudini, e ogni famiglia appunto dovrà adottare poi delle metodiche differenti per abituare il cane al suo nuovo stile di vita. Perfetto, quindi quello che dici è molto interessante, perché dici non dobbiamo guardare solo la razza, che sia importante per motivi genetici e comportamentali, ma soprattutto il fatto che andando ad adottare un cane si modificano un po' si modifica la quotidianità, quindi ci vuole impegno, ci vuole consapevolezza e ci vuole tanta tanta attenzione. Sì, i pitbull sono comunque cani molto dolci e tanto bisognosi del contatto con il proprio nucleo familiare. Forse questa è l'unica cosa che mi sento di sottolineare, perché rispetto ad altri cani hanno questa necessità di stare molto a contatto con i proprietari, non hanno una grande indipendenza, preferiscono tanto stare vicino al proprio nucleo, quindi proprio per questo motivo bisognerà rendersi conto che c'è un essere vivente con delle necessità, con una sensibilità molto spiccata che va rispettata e assecondata. Non sono cani che possono rimanere da soli per troppo tempo, tenuti esclusivamente fuori in giardino, privati del contatto con il proprio, quello che poi diventerà il loro branco. Perfetto, allora io ti ringrazio per queste piccole pillole che ci stai dando, perché magari molti sono curiosi di sapere, quindi per chiunque fosse curioso continuate a mandarci le vostre domande, chissà che non ci rincontreremo, così risponderai anche ad altre curiosità. Intanto io ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo oggi, per averci risposto, per averci spiegato un po' questa situazione, e speriamo che qualcuno di adeguato, di donna, si faccia avanti proprio per questa adozione del cuore. Quindi ti ringrazio e vi saluto. E allora eccoci tornati in studio insieme a Federico Di Luigi, questa rubrica di Valentina Sacco, Fedeltà a quattro zampe, con i volontari, insomma le situazioni che conosciamo, e ho preannunciato argomento sentito anche molto da parte sentito, tua. Sentito, perché anche io ho un bel cagnolone che si chiama Axel, che fa parte della famiglia, quindi siamo in quattro, siamo in quattro, e scoprire queste associazioni, perché molte volte sono associazioni che lo fanno al fine proprio perché amano gli animali, è un qualcosa di molto importante, perché poi molte volte un piccolo gesto, anche quando si aiutano queste associazioni, può rappresentare veramente moltissimo, perché vivono purtroppo in situazioni anche di difficoltà, e far conoscere da vicino tutto il lavoro che c'è dietro i nostri amici a quattro zampe e non solo, comunque un qualcosa che anche per il futuro ci aiuta. Lancia bei messaggi. Assolutamente sì. E allora noi cambiamo decisamente argomento, perché è il turno della nostra Barbara Passerini e del suo incontro col direttore.
Cari telespettatori, eccoci qui al nostro incontro con il direttore, con il maestro in questo caso, un maestro di canto e un tenore, si chiama Salvo Schiano Di Cola e ce l'abbiamo in collegamento da Verona. Buonasera Salvo. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, Salvo è a Verona perché da un po' di anni fa parte del coro della Fondazione Arena di Verona, giusto? Sì, certamente. Sono entrato nella Fondazione Arena di Verona a lavorare nel 1993, ecco. Diciamo quindi che... un po' di anni, sono passati un po' di anni, ecco. Ben 30. Esatto, per pensare che le ho contate e ho al mio attivo 466 volte, ho cantato 466 volte l'Aida. Basti solo questo. Beh, 466 volte hai cantato l'Aida, devo dire che è un numero impressionante. Sì, senz'altro, tenendo conto anche che poi... E nella stagione, diciamo, l'Aida è l'opera che va per la maggiore, quindi viene ripetuta, cioè più repliche rispetto alle altre. Tenendo conto che nella stessa stagione posso fare 16 recite di Aida, ma poi abbiamo anche 10 di Turandot, 10 di Trovatore, 10 di Carmen, eccetera. Quest'anno la stagione inizia il 16 giugno e finisce il 9 settembre. Per cui è una stagione un po' speciale, in quanto abbiamo ben 8 titoli diversi. Ecco, io faccio parte... Una stagione, diciamo, potenziata rispetto al solito, forse anche per recuperare, insomma, il terribile periodo del Covid, quindi lockdown, tutto fermo, insomma. Certo. Anche voi, immagino, abbiate vissuto questo periodo in maniera... non è pesante. Non è stato facile. Per fortuna l'Arena ci ha concesso di fare degli spettacoli, essendo un ambiente enorme, all'aperto enorme, quindi con le dovute distanze, praticamente si è potuto, potuto fare alcuni concerti. Anche noi eravamo tutti distanziati, non è stato semplice, però è andata bene, dai, insomma, ecco. Siete stati, diciamo, tra i pochi fortunati che hanno potuto andare in scena nonostante, insomma, i grandi divieti, insomma, le grandi difficoltà. Ma io, Salvo, oltre a tutta questa intensa attività all'Arena di Verona, tu hai anche diciamo, poi mantenuto viva la tua attività come professionista, come solista, con un trio, il trio Belcanto. Esatto, ecco, c'è stato, allora, naturalmente, diciamo, tra virgolette, la mia voce, della mia voce è proprietaria all'Arena di Verona, però naturalmente nei periodi in cui non ci sono spettacoli o diciamo che siamo liberi, eccetera, noi possiamo anche, sempre chiedendo un permesso artistico, andare fuori a fare delle altre attività, insomma, ecco. Per cui ho fondato alcuni anni fa un trio composto da 3 tenori, ecco, e da lì abbiamo fatto un'intensa attività di concerti, siamo stati anche all'Arena di Budapest a fare uno spettacolo, è stato veramente un periodo molto intenso. E soprattutto eravamo abbastanza originali, perché gli arrangiamenti dei brani erano brani, diciamo, famosi, noti, insomma, ecco. E gli arrangiamenti li ho fatti sottoscritti, insomma, ecco. Quindi io prendevo un brano, per esempio, Non discordar di me, e facevo l'arrangiamento a 3 voci e con l'accompagnamento del pianoforte, naturalmente. Fantastico, beh, un bel lavoro, insomma. Un lavoro, diciamo, imponente, perché non è facile, no? Non è facile. Però quando sei spinto dall'amore per la musica e per il canto e dall'entusiasmo, allora diventa tutto più facile, naturalmente. Ecco, in questi anni ho avuto anche la possibilità di approfondire
altre attività, perché diciamo che avevo sempre il desiderio di cantare da solista, e si è presentata l'opportunità alcuni anni fa di fare una tournée in giro per l'Europa, facendo la parte del tenore solista Manrico del Trovatore di Giuseppe Verdi. Quindi questa è stata un'esperienza veramente che mi ha segnato sotto tanti aspetti, perché praticamente abbiamo fatto una tournée e ogni due sere c'era lo spettacolo, ma non solo, poi ci si spostava e si cambiava città, si cambiava albergo, quindi è stata anche fisicamente abbastanza dura. È impegnativo, ma certo, chiaramente. Ho imparato tantissime cose, anche a gestire uno spettacolo, nonostante la stanchezza fisica, nonostante la stanchezza per il viaggio, e naturalmente la voce poi ne risente. Ma vorrei partire questo aneddoto, che abbiamo fatto una puntatina anche in una città della Norvegia. Ecco, io quando ero in quale città, te la ricordi? Io adoro la Norvegia. Adesso in questo momento mi ricordo di un aneddoto, però, che praticamente c'era un termometro fuori dalla mia stanza nel poggiolo e segnava meno 18. Ma io dico, ma c'è il sole, ma come mai meno 18? Beh, vado fuori e dico, vado a fare una passeggiata, comincio a camminare e praticamente la bocca comincia a battere dal freddo. Dico, io qua mi perdo la voce per sempre. E invece devo dire che è stata la recita più bella, ma soprattutto perché c'è stato un pubblico calorosissimo, proprio ci ha accolto in maniera speciale. Ecco, caloroso, proprio al contrario del clima atmosferico. Veramente, ed è stata una cosa che ce l'ho ancora nel cuore, quella sensazione di quella serata, di quello spettacolo, che tra l'altro ho reso proprio al top, insomma, non immaginavo di rendere, certo, in quella maniera. Ecco. Salvo, ma adesso quali saranno i tuoi impegni, diciamo, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Ci puoi dire qualcosa? Adesso mi sono messo un po' più tranquillo, anche perché nei prossimi mesi c'è da affrontare questa stagione che non sarà facile. Non sarà facile perché basta immaginare che oltre a cantare in arena ci si va. Io parto da casa che vedo il termometro in macchina che mi segna 32 gradi e il pensiero di andare giù in città e indossare un abito di lana. La scena, costumi di scena chiaramente non sono, come dire, fatti poi per la stagione, ma sono i costumi giustamente di scena per quello spettacolo. Esattamente. Quindi vai giù e praticamente nella Carmen c'è una scena della montagna che chiamo Briganti. Io c'ho un completo di velluto e la sarta, molta gentilezza, prima che andassi in scena, ha detto: No, hai dimenticato la cosa, e mi ha messo su una mantella nera, anche quella più. Dico, va bene, grazie. Senti, ti posso chiedere qual è stato lo spettacolo del cuore, diciamo, per quanto riguarda l'Arena di Verona, quello che ti ricordi con maggior così affetto, entusiasmo? Ce ne sono due, in realtà, due. Risalgono, per la verità, ai primi anni. Ricordo di una cavalleria rusticana, che io poi ce l'ho nel cuore per tanti motivi, di Mascagni. La cavalleria rusticana che è stata diretta da un grande direttore che è stato Aronovic, e questo qua ce l'ha fatto cantare in maniera così particolare, così sentita, che non mi è capitato più nella vita. Ecco, quello ce l'ho nel cuore, quella sensazione di quel maestro. E poi dopo un altro momento importante, sempre in quella stessa produzione che facevamo accoppiato cavalleria e consuetudine, nella stessa serata fare cavalleria abbinata ai pagliacci del cavallo, perché sono due opere che durano un'ora e un quarto più o meno all'una, allora tutte e due insieme si fa la serata. Ecco, e io ricordo che quella sera
Canio, il personaggio, il tenore dei Pigliacci, era interpretato da Placido Domingo. Placido sì. Domingo che a quegli anni era un grande, lo è ancora, però sì. Pigliacci è proprio nel pieno. E posso dire che averlo a fianco, a distanza di un metro, e mi è capitato per puro caso che facevo la scena in quel momento lì, sinceramente sono rimasto veramente impressionato dalla bravura di quest'uomo, sia come musicista, sia come cantante, e sia anche per come recitava. Quando quindi c'era... un incontro, diciamo, un incontro di quelli che segnano, no? La vita umana, anche professionale, di quando si incontrano questi grandissimi personaggi. Salvo, un'ultima domanda. Monte di Procida, ti dico questo... questo nome che mi dici tu. Esatto, mi piacerebbe fare un passetto indietro velocissimo. Ecco che io vengo da questo piccolissimo paesino che sta nei Campi Flegrei, che appunto si chiama Monte di Procida, che è situato di fronte, è situato sulla terraferma di fronte all'isola di Procida Ischia, un paradiso che io a malincuore ho lasciato, però ho lasciato per amore della musica, naturalmente. Ecco, io lì quando vivevo lì non immaginavo nemmeno lontanamente di fare il cantante nella mia vita, perché io ho studiato gli inizi miei degli studi musicali, io ho iniziato a studiare il basso tuba, che praticamente è un tricorno, è un trombone della sì. famiglia dei trombone, quello più basso, più grave, diciamo. E quindi io dopo 6 anni di studi ho fuori questo amore per il canto, e di conseguenza dopo in quell'anno... E poi sei volato via da Monte di Procida. Ma immagino ci tornerai sempre con grande affetto. Certamente ci torno con grande affetto sempre. E ogni volta la prima cosa che faccio quando vado a casa... da mia mamma, e vado giù al pontile dove c'è la spiaggia e sto lì a contemplare il mare per una mezz'ora, e poi dopo vado a casa, e qualche volta quando c'è bello, per dire la verità, dopo 8 ore di macchina faccio anche un tuffo. Va bene, grazie Salvo. Il nostro tempo purtroppo è giunto al termine. Starei qui a chiacchierare ancora un po' di questa meravigliosa musica dell'Arena, della tua passione, che tra l'altro, ecco, si può proprio tastare con mano dalle tue parole, però purtroppo ci dobbiamo salutare, quindi ti ringrazio di essere stato con noi, Salvo. È stato un piacere anche per me, veramente sentito, e spero che ci sarà anche qualche altra occasione dove magari potrei fare un canto anche, insomma, ecco. Come no, assolutamente. Quindi ci diamo appuntamento per la prossima stagione a questo punto. E ringrazio tutti i telespettatori e ridò la linea a Lorenzo. Grazie. Qualcosa sta suonando. Ah, è il mio fogliolino. Dov'è? Qui, qui. Sì? Zia Gnoma, non avevi promesso che avresti raccontato un'altra storia riguardo la gnomologia? Quando? Adesso. Adesso? Sì, adesso. Oh, per 1000 funghetti. Cari amici,
siamo di nuovo qui per un'altra storia di gnomologia. Oggi vi parlerò di... Pensavate che l'avessi dimenticato? E come in tutte le storie che si rispettino, inizieremo con... C'era una volta. Uffa! 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 Chi è? Cosa c'è? Che c'è? Pozzanghera la fanghiglia! Che cosa vuoi? Sono agitata! Quando ci fanno sapere notizie della festa degli gnomi? Arrivano! Di solito vengono considerati cattivi, ma in realtà odiano l'inganno. Ed è in questo caso che possono diventare molto, ma molto vendicativi. E questa volta a raccontarvi la storia sarà Folletto Ombra s'adombra. Da luce di tenebra sembra nacque un dì il Folletto Ombra. Ma bastò un sorriso e una capriola e il mondo per lui divenne rosa e viola. Amici, anche voi qui! Ma quel giorno un bambino monello aveva deciso di catturare Libella e di chiuderla in un barattolo per mostrarla ai suoi amici come bottino della sua avventura nei boschi. Io mi sono adirata e, nonostante non sono solita a fare queste cose, ho chiesto allo scoiattolo di buttare giù una pigna e la pigna è caduta sul barattolo in mano al bimbo e la libellula si è liberata. Ma quel monello, non contento, voleva ancora catturare la libellula. Ma questo non è un addio, è soltanto un arrivederci. Alla prossima avventura. Tornati in studio dopo l'incontro col direttore della nostra Barbara Passerini, e ora un'intervista che il sottoscritto ha avuto con Giovanni Silvestri, uno scrittore che sta facendo parlare di sé con una nuova opera davvero molto accattivante. E allora seguiamoci questa intervista prima di tornare in studio. Buon pomeriggio amiche ed amici di pomeriggio, come detto l'incontro con uno scrittore molto giovane, abruzzese soprattutto, e questo ci fa davvero molto piacere. Do il benvenuto a Di Pomeriggio a Giovanni Silvestri. Buon pomeriggio Giovanni. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a te. E allora la prima opera, lo possiamo dire, firmata da Giovanni Silvestri, con un argomento particolarmente complicato, lo possiamo dire? Ma complicato, come tutte le cose. Quando ti piacciono, di complicato c'è poco. Questo è un argomento che mi ha sempre affascinato, che mi ha sempre incuriosito. Mi sono sempre informato, non è stato per me così complicato scrivere questa storia. Cumclave, il titolo della tua opera, che racconta delle vicende durante un conclave con un papa morente che vuole continuare il suo percorso di rinnovamento della Chiesa Cattolica, ma qualcuno all'interno... un pensiero diverso ovviamente generato dalla diversa corrente vuole impedire tutto ciò, Giovanni.
Sì, esatto, un papa in fin di vita che si preoccupa della sua successione. A questo scopo riunisce la sua corrente di cardinali per individuare tra loro il più adatto a succedergli, con la stessa filosofia sul futuro della Chiesa. Ovviamente il collegio cardinalizio è composto da tanti cardinali, non tutti la pensano allo stesso modo, ed in tanti si organizzano per organizzare delle candidature diverse. La candidatura che vuole il Papa è la candidatura di un cardinale che continui sul suo solco di rinnovamento della Chiesa. Molti altri su questo non sono d'accordo e vorrebbero invece tornare su posizioni più conservatrici. Diciamo, Giovanni, che all'interno del conclave vengono evidenziati degli aspetti che spesso e volentieri ritroviamo anche nella vita politica, quindi nello Stato italiano, no? Con i Certo. cosiddetti, non voglio dire franchi tiratori, ma Quasi. i vari sotterfugi che in questo caso, nel caso dell'elezione del Papa, appunto, vengono ancora di più messi in risalto per la diversità di pensiero che si ha all'interno del conclave. Sì, il conclave, benché sia un evento molto segreto, certamente alla fine di ogni conclave qualcuno racconta qualcosa. Non si ha mai la completa segretezza intorno al conclave. A Papa ormai eletto, in molti raccontano le vicissitudini di quei giorni passati all'interno della Cappella Sistina, e si possono riscontrare nei resoconti storici molte affermazioni di cardinali che, dopo aver partecipato al conclave, raccontano di come effettivamente l'elezione del Papa sia stata una lotta filosofica tra diverse correnti. In questo senso si organizzano delle candidature. Ovviamente, come succede anche, hai detto bene tu, come succede anche per l'elezione del capo dello Possiamo dire, Stato. Giovanni, delle candidature utilizzate per poi essere bruciate, tra virgolette, e questo è il Certo, termine come usato. no. Certo, come no. Le prime candidature sono sempre quelle un po' per tastare il polso della situazione, per capire effettivamente il collegio cardinalizio di cosa ha bisogno e cosa vuole, di cosa va alla ricerca. Le prime candidature sono sempre in questo senso, assolutamente sì. Ci sono stati ovviamente anche conclavi passati nei quali con due o tre elezioni si è fatto il Papa, ma nella maggior parte dei casi è sempre stato un processo più lungo. Certo, quello che descrivo io è un processo più lungo del solito, però comunque in molti conclavi si è andati anche oltre la decima votazione proprio per questo motivo. Allora, questo libro, ricordiamo il titolo Cum Clave, da febbraio, no? Nelle librerie Dal 24 febbraio, sì. e negli store. Ti chiedo, perché un po' ho letto anche alcuni cenni della tua biografia, perché questo argomento, visto che in tanti mi hanno detto Giovanni Silvestri si è occupato e credo si occupi ora di sport, e questo mi fa piacere. Come mai questo argomento? Evidentemente te lo sentivi dentro ed hai colto l'occasione, la prima occasione per tirare fuori quello che davvero ti veniva dal cuore, dalla passione. Diciamo che io ho due grandi passioni, quella dello sport e quella della politica. Il conclave è la terza grande passione, quella che viene, con la maturità, non è di certo una passione che ti viene da ragazzo. Con il tempo mi è venuta la passione per il conclave, la segretezza, quello che rappresenta l'eletto per la nostra storia e per la nostra cultura. Ho cercato in questo romanzo di mettere insieme la passione per la politica e la passione per il conclave. E questo sicuramente è un argomento molto
sentito ovviamente in tutto e per tutto, soprattutto in quei giorni in cui in tanti attendono cosiddetta fumata bianca. E ti posso definire il Dan Brown abruzzese a questo punto? Lo prendo come un augurio e ti ringrazio. Per il momento non credo, magari. Ascoltami, Giovanni, non so se puoi accennarci qualcosa in più sotto l'aspetto personale. Le tue passioni, insomma, ce le hai elencate, però poi buttare nero su bianco e pubblicare un romanzo è sempre più complicato. Ecco, c'è qualcuno che ti ha spinto? Oppure è la tua prima opera pubblicata, ma nel passato avevi già buttato giù sui fogli bianchi qualcosa di interessante? Sicuramente nel passato avevo già buttato giù qualcosa. Sono diversi anni che per divertimento, per hobby, scrivo. Se era qualcosa di interessante, questo non lo so. Certamente mi auguro i lettori possano trovare interessante Conclave. Non mi ha indirizzato nessuno verso la scelta dell'argomento o dello scrivere. È qualcosa che mi è nato da dentro, una storia che pian piano prendeva forma. Ad un certo punto ho deciso di metterla per iscritto e sono riuscito ad arrivare fino alla conclusione. È molto accattivante e significativo anche il sottotitolo, no? L'ambizione degli uomini sotto lo sguardo del giudizio universale, no? Uno sguardo dall'alto che appunto è sempre pronto a giudicare le scelte degli uomini, anche se in questo caso gli uomini sono quelli del mondo ecclesiastico. Sì, lo sguardo del giudizio universale è l'affresco che domina la Cappella Sistina. Io immagino che benché i cardinali siano per noi una guida spirituale, delle persone importantissime per chi come me è cattolico e cristiano, credo però siano anche degli uomini con le loro paure, le loro ambizioni. Questo non vuole assolutamente sminuire il loro ruolo di guida spirituale. Credo che invece, al contrario, attraverso l'approfondimento delle loro personalità, dei loro sentimenti, delle loro paure, si vada invece ad aumentare l'importanza che loro hanno per le nostre vite. E questo sicuramente è un aspetto che sarà evidenziato all'interno delle pagine di questo libro. Editore Bookabook, se non erro, Giovanni, sì, correggimi. Esatto. Se sbaglio, ecco, il rapporto con la casa editrice, no? Quando hai presentato ovviamente questo spaccato, no? Di vita all'interno del Vaticano, ma credo anche ci sia all'interno una visione tua personale di quello che dovrebbe essere o potrebbe essere un conclave o un accordo politico, ecco. Allora, per quanto riguarda l'autore, devo dire che sono stati tutti molto entusiasti fin dall'inizio. Dal momento stesso in cui hanno ricevuto il romanzo, hanno dato la loro approvazione e sono stati contenti dell'argomento trattato. Il libro è stato anche in una campagna crowdfunding, quindi sì. Oltre all'apprezzamento dell'editore c'è stato anche l'apprezzamento dei lettori che hanno preordinato tantissime copie per arrivare alla pubblicazione. Per quanto riguarda la mia lettura personale, sicuramente quando si scrive esce fuori quello che si ha dentro. Nella prima parte è un racconto descrittivo dell'evento del conclave, delle votazioni, degli accordi, dei tradimenti tra cardinali. Nella parte finale, cioè nell'elezione, c'è sicuramente, diciamo, una volta si diceva una morale, e quindi sì, ho cercato di mettere in quella morale quello che io penso del conclave. Ascolta Giovanni, ovviamente per trattare un argomento del genere c'è bisogno della passione, c'è bisogno della conoscenza, e se parlo di conoscenza, di riflesso parlo anche di uno studio necessariamente da approfondire prima di buttare giù il romanzo. Ecco, quanto è stato
particolarmente duro questo studio, nel senso non hai potuto tralasciare nulla, no? dalle piccole sfaccettature a quelle un po' più ampie, per non commettere errori, possiamo dire così. Ma poi magari errori se ne troveranno ugualmente, questo non posso escluderlo. Certamente. Ma è totalmente romanzato o totalmente hai messo sì. È totalmente romanzato, ci sono alcuni cenni storici, per esempio parlo del famoso conclave di Viterbo in un tratto del libro, ci sono di veritiero, ci sono le formule in latino, questo sì, prese ovviamente da libri e da ricerche. Dopodiché è totalmente romanzato nella creazione della storia, nella creazione dei cardinali, non c'è nulla di veritiero. Credo ci sia di veritiero, almeno è quello il mio intento, nell'aspetto delle votazioni. In questo senso un minimo di ricerca è stato fatto. Ci sono, come dicevo prima, molti cardinali che al termine del conclave raccontano come sono andate le cose. Ho cercato in questo senso di renderlo veritiero, di non scrivere cose troppo fantasmagoriche, ecco. Allora, visto che siamo bene o male, almeno spero, visti gli ultimi giorni in prossimità dell'estate, è un libro da sotto l'ombrellone, secondo te? Ah, è un libro sia da sotto l'ombrellone che da vicino il camino. È un libro per chi è appassionato del conclave, per chi vuole saperne di più, per chi vuole un po' entrare nelle segrete stanze della Cappella Sistina. È un libro per chi è appassionato di votazioni, di sistemi elettorali e di logiche che si sviluppano all'interno di qualsiasi società si appresta a scegliersi un leader. Per cui, come tutte le passioni, è un libro che va bene sia d'inverno che d'estate. E allora questo te lo chiedo perché è una mia curiosità personalissima che mi è venuta in mente proprio in questo istante. Facevamo riferimento a Dan Brown e ovviamente ti auguro di ripercorrere lo stesso percorso letterario ed artistico. Ti chiedo, ti aspetti qualche critica, non so se è già arrivata, qualche critica o qualche giudizio dagli uomini appunto di chiesa su quello che hai scritto e descritto, oppure secondo te è un libro che passerà, diciamo così, no, sotto traccia, almeno sotto l'aspetto della critica, ecco? Ma sotto traccia spero proprio di no. Per quanto riguarda già arrivate, posso e qualche provocazione c'è all'interno secondo te? Ma provocazione no, anche perché in tutta onestà l'ho scritto con l'animo di un credente, quindi provocazioni non credo, mi sono tenuto lontano da finali, come dicevo prima, fantasmagorici, da situazioni particolari, ho cercato di trattare davvero quello che succede in base anche a delle ricostruzioni storiche, non credo ci siano troppe provocazioni, credo forse nessuna, certo, si tratta del conclave e quando si parla di religione magari qualcuno più suscettibile si può sempre trovare, però io non credo, o quantomeno nelle mie intenzioni non c'era quello di mancare di rispetto ad un evento così importante e così significativo. Un volume di circa 200 pagine, se non erro, Giovanni, ecco, ci hai raccontato quello che potevi, ovviamente, il finale e forse anche quello che c'è nel mezzo lo abbiamo tralasciato. Ecco, hai raccontato, possiamo dire, un terzo del volume? C'è ancora tanto da scoprire? Forse anche un quarto o un quinto del volume. Ah, ecco. Quindi davvero, davvero da leggere, come ha detto il nostro Giovanni Silvestri, non solo visto che è uscito a febbraio, di fronte al focolare, ma anche e soprattutto sotto l'ombrellone. Le ultime due curiosità, Giovanni, e poi ti lascio e ti ringrazio ovviamente. Se c'è già nella tua mente, oppure se è già pronto su qualche foglio bianco
un ulteriore romanzo, casomai, che tratti di altre situazioni, oppure se questo primo romanzo ha bisogno di essere, come posso dire, riaggiornato collegandolo a qualche evento successivo nel mondo della Chiesa. Beh, sicuramente, come ho detto prima, la passione della scrittura mi ha colpito molti anni fa, per cui certamente ho scritto o quantomeno ho idea, di scrivere, diversi libri. Qualcuno già è a buon punto. Le passioni sono quelle della politica e dello sport, per cui senza dubbio tratteranno questi due argomenti. Uno è già quasi pronto. E posso anticipare che è sul Presidente della Repubblica. Ah, Ce ne bene. sono altri che parlano anche di sport. In questo momento, proprio questa mattina, stavo abbozzando anche un seguito di questo conclave. Questo è importante. Allora, ricordiamo ovviamente il titolo, Conclave, l'ambizione degli uomini sotto lo sguardo, del giudizio universale, ovviamente. All'interno della Cappella, Sistina, un libro di circa 200 pagine. Non abbiamo ricordato, Giovanni, il prezzo, così ovviamente, pubblicizziamo anche il tutto sotto questo punto di vista. È la casa editrice Buca Book. Allora, la casa editrice, come hai detto giustamente tu, è Book a Book. Il prezzo di copertina è di 16 euro. Su internet, si trova anche a qualcosina di meno. Ah, quindi anche accessibile sotto, quel Sì. punto di vista, Giovanni, ne siamo contenti perché noi ovviamente, oltre che parlare, cercare, di capire quello che c'è all'interno del volume stesso, cerchiamo di promuovere anche, quelle case editrici e soprattutto quegli scrittori che agevolano la lettura dando un occhio anche alla parte economica. Deve Economica. essere così. Io, Giovanni, ti ringrazio perché so che sei al lavoro, ma avevo il piacere di scambiare due chiacchiere con te in questo quarto d'ora, circa di collegamento. Ti auguro, buona fortuna, un grosso in bocca al lupo per questo volume, ma anche e soprattutto per i prossimi, perché da quello che ci hai detto, insomma, la penna, no? La macchina da scrivere non è mai ferma, è sempre oliata per bene. Io ti ringrazio per lo spazio che mi hai concesso e fate davvero un bellissimo lavoro nel promuovere chi come me si cimenta per la prima volta in questo mondo. Grazie davvero. Assolutamente sì, e poi se gli scrittori sono abruzzesi, meglio ancora. Ecco, quindi davvero, grazie di cuore a Giovanni Silvestri, in bocca al lupo per la sua opera e noi torneremo ovviamente, negli studi di Rete 8, negli studi di pomeriggio per continuare la nostra giornata. Allora, eccoci tornati in studio dopo questa bellissima intervista con lo scrittore Silvestri. Cambiamo ancora una volta argomento, parliamo di sport, ma non solo, perché la nostra Valentina Sacco si è recata a Tortoreto per assistere ad una partita di pallavolo. La nostra attenzione, quella di Valentina Sacco, si è concentrata ovviamente sul match, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto sociale lanciato dagli atleti dell'Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni. Valentina Sacco ha incontrato il papà di un ragazzo che combatte purtroppo ogni giorno, questa malattia rara dell'infanzia, e col ragazzo stesso, il quale ha tenuto a lanciare messaggi importanti di sensibilizzazione su questa patologia. Prego, regia. In una luminosa mattina di fine maggio si sono tenute nella Costa dei Parchi le finali dei campionati di pallavolo AICS di Roma. Durante le gare abbiamo incontrato la squadra Spammista Volley, che da tempo sostiene l'Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni.
Amici di pomeriggio, oggi siamo a Tortoreto, come vedete in questa giornata sembra quasi di inizio estate e siamo venuti ad assistere alle finali di un torneo molto importante organizzato dall'ECS. Ci vuoi parlare un attimo di questa manifestazione sportiva? Assolutamente, si tratta di una manifestazione che ogni anno si tiene ad Alba Adriatica e che raccoglie le migliori squadre che si sono qualificate per le finali nazionali organizzate dall'AICS, sezione pallavolo. Ogni anno le squadre migliori che si qualificano sono invitate a partecipare a questi due giorni di partite che sono un momento di gioco ma anche di confronto e di divertimento. Ogni anno Alba Adriatica accoglie e l'ICS accoglie la pallavolo, il meglio della pallavolo che c'è in Italia e li accoglie con all'abruzzese, quindi con amicizia, con disponibilità, con affetto dopo tanti anni. Quindi noi siamo molto felici di essere qui, di esserci qualificati. La mia squadra si è qualificata per le nazionali quest'anno e speriamo di avere un buon risultato sul campo. Per il resto ci godremo l'Abruzzo e tutto quello che ha da offrirci in questi due giorni, sperando di poter tornare presto. Perfetto, l'Abruzzo sicuramente ha tanto da offrire e questo torneo ne è un esempio, quindi questa location è un esempio. Parliamo un attimo dell'attenzione al sociale che ha questo torneo, perché non si tratta solo di sport. No, siamo molto molto felici di dire che l'associazione e la nostra squadra in particolare sostiene un'iniziativa per noi molto importante per far conoscere meglio il mondo della narcolessia e in particolare sosteniamo l'associazione italiana Narcolettici e Ipersonni che è una realtà che si sta facendo conoscere perché è importante per noi far sì che determinate patologie per quanto abbiano diffusione presso anche il grande pubblico in maniera da essere sempre più conosciute e affrontate e diffuse. Bene, allora andiamo a indagare un po' di più questo mondo, immergiamoci parlandone con i diretti interessati. Sono il referente della Regione Lazio dell'AIN, Associazione Nazionale Narcolettici, Italiana Narcolettici e niente, se vogliamo parlare dell'associazione, che è un'associazione forse la più importante in Europa, la più grande in Europa, e quindi molto importante e nel sito c'è un test dove si può controllare eventualmente la possibilità di andare a fare un controllo. L'associazione segue dai primi passi, dal ricovero la prima volta fino all'acquisizione dei farmaci, che sono farmaci importanti e difficili da reperire e niente, così insomma. Quindi che tipo di supporto dà l'associazione? Quindi segue durante il percorso di diagnosi anche durante la terapia, sì, il paziente? C'ha degli aiuti anche per quanto riguarda i ricoveri nell'ospedale, quindi seguirà poi in seguito per prendere i farmaci, come dicevo prima, che era una cosa molto importante e difficile da reperire. Ci stavi raccontando che la tua famiglia si è avvicinata a questa associazione per una problematica di natura personale, perché tuo figlio, che tra poco incontreremo, appunto è affetto da questa patologia. Come vivete questa situazione in famiglia? Quali sono gli effetti a livello sociale di questa patologia? Allora, all'inizio è stata molto dura, perché naturalmente non sapendo che malattia era e ci avevano... E non sapevamo dove andare. Ci hanno consigliato di andare a Bologna, che probabilmente è là dove c'è un professore, che è il professor Plazzi, che forse è la persona più preparata che ci sia per quanto riguarda la narcolessia. Ci ha diagnosticato subito la narcolessia. Siamo stati fortunati perché comunque è stata diagnosticata dopo 3 mesi circa, e pensando che ci sono delle persone che addirittura hanno aspettato 6 anni, e a volte queste persone vengono curate per diverse patologie, naturalmente assumendo farmaci che inadatti, giusto, quindi non,
non è una cosa corretta, quindi io posso... Io immagino anche il risvolto a livello psicologico di una persona che magari vive questo disagio, non sa bene che cos'ha e non riesce a capirlo, poi magari viene diagnosticata una patologia, non un'altra, un'altra ancora, quindi magari riuscire già ad inquadrare il tipo di patologia può essere un grande aiuto, no? Certo, e infatti... Allora, ritornando all'esperienza personale, noi abbiamo passato i 3 mesi ipotizzando le più svariate malattie, anche quelle molto brutte, e quindi così insomma è andato abbastanza bene alla fine. E niente, la problematica che ci abbiamo avuto poi naturalmente è più che altro la preoccupazione del ragazzo che comunque quando andava a scuola e si doveva confrontare con altri ragazzi che, e quindi la problematica era magari veniva preso in giro, poi le varie situazioni che poi non sai alla fine quello come si può comportare in classe, nella vita, nello sport. Fortunatamente diciamo che a livello di carattere è molto positivo, quindi è andata bene insomma, tra virgolette, perché poi i problemi naturalmente rimangono, però magari uno ci si abitua e si adatta di conseguenza. Quindi qualsiasi cosa facciamo poi è basata sulle esigenze di mio figlio, quindi... La problematica sociale più grande che cosa può riguardare? Io penso a una patente, penso a gestire il quotidiano, magari a un posto di lavoro, sono tutte cose con cui bisogna poi avere a che fare, dover affrontare, ecco. Per esempio, ecco, parliamo della patente, e cioè, vabbè, naturalmente deve passare una commissione medica prima di essere giudicato idoneo alla patente, poi di solito viene data con un massimo di 2 anni, quindi ogni 2 anni viene rifatto il rinnovo, di nuovo la visita, addirittura ci sono delle persone che anche 1 anno gli hanno dato, quindi non facevano un tempo a prendere la patente che dovevano... Sì. Riscriversi per fare di nuovo, e quindi poi non solo queste problematiche poi un po' in tutto, perché poi anche nel rapporto col proprio partner ci potrebbero essere dei problemi, perché naturalmente addormentandosi o magari avere dei cali muscolari con la cataplessia, che è una malattia, conseguenze alla narcolessia, e quindi anche quelli sono problemi grandi, insomma. Quindi i narcolettici alla fine possono fare tutto, però naturalmente hanno i propri tempi, quindi che ne so, qualsiasi cosa devono fare prima un riposino per stare attivi quelle 2-3 ore, e poi di nuovo la vita dei narcolettici sarà così per sempre, a meno che troveranno qualche farmaco, che anche quello è un grande problema, perché naturalmente essendo pochi, essendo una malattia rara, le case farmaceutiche non investono più di tanto, e adesso è in corso stanno provando dei farmaci nuovi, speriamo che prossimamente, cioè qualche anno insomma, speriamo di trovare qualche soluzione, perché questi farmaci che prendono non sono naturalmente curativi, sono solamente dei tamponi per fargli fare una vita migliore, perché la qualità di vita non è il massimo, insomma, avere i narcolettici. Va bene, quindi una patologia rara che comunque è giusto, di cui è giusto parlare. Voi oggi indossate una maglietta particolare che dietro ha una frase, ci vuoi parlare un attimo? Sì, allora questa è la maglietta che abbiamo utilizzato il 22 settembre dello scorso anno, che sarebbe la giornata mondiale che ripercorreremo a settembre di quest'anno, che naturalmente facciamo il primo sabato utile, che sarà il 23 a Roma. E questa associazione è stata fondata da Icilio Ceretelli, che purtroppo adesso non c'è più, ma era un grandissimo presidente che ha portato avanti questa associazione talmente da farla crescere e farla diventare la più importante in Europa. Adesso ci sono persone che comunque la stanno mandando avanti molto bene, quindi hanno preso, cioè, la strada che aveva preso Icilio all'inizio, quindi speriamo di continuare così e di crescere sempre di più, e spero anche che comunque cresca il numero degli associati, perché è una cosa molto importante. Quindi invito magari le persone che hanno
problemi di sonno, di contattarla, l'associazione, che verranno comunque seguiti passo passo fino alla eventuale diagnosi, se ci sia. Poi immagino ci sia anche una rete sociale tra di voi, no? Magari confrontarsi, riuscire a supportarsi a vicenda, è anche questo importante. Sì, sì, c'è comunque dei gruppi che ci abbiamo, di incontri che facciamo durante l'anno, l'abbiamo fatto adesso ad aprile a Bologna, lo faremo appunto a Roma il 23 settembre e poi c'è un altro incontro sempre a Bologna a novembre, quindi ci sono questi incontri che facciamo, i vari confronti, varie novità eventuali che ci siano riguardo a livello medico, che è la cosa più importante, e poi niente, poi ci confrontiamo così. Bello, bello vedere una famiglia che supporta così tanto, perché è importante stare dietro un ragazzo che magari, ecco, lui adesso sta imparando, ha imparato a convivere col tempo con questa patologia, però insomma è una giusta rete di supporto che è importante, di cui è importante parlare, quindi noi vi ringraziamo per esservi messi a nudo e averci raccontato la vostra storia e invitiamo chi fosse interessato a seguirli. Abbiamo appena detto che questo torneo sostiene l'Associazione Italiana Narcolettici e abbiamo l'occasione di parlarne con una persona affetta da questo tipo di patologia. Ci vuoi parlare un attimo di come è avvenuta la diagnosi e come consiste la tua vita con questo tipo di patologia? Allora, è iniziata, diciamo, i sintomi quando avevo sui 6-7 anni, che sostanzialmente ero sempre stanco, non dormivo durante il giorno, cosa che non avevo mai fatto quando ero a scuola, di conseguenza ero nervoso per il fatto che avevo comunque il sonno completamente sballato, e i primi 2 mesi, diciamo, di tentata diagnosi sono stati in giro per ospedali di Roma e poi ci hanno consigliato appunto di andare al Policlinico di Bologna, dove appunto mi hanno fatto altri controlli e lì mi hanno appunto diagnosticato la narcolessia. E da lì man mano è iniziata la terapia, che col tempo e con il fatto che, diciamo, crescendo mi sono anche abituato a dover prendere i farmaci, dover fare i riposini, la situazione è migliorata. Un cambiamento enorme principalmente è stato la cataplessia. All'inizio, i primi tempi, anche con i farmaci, ogni volta che ridevo, che comunque provavo emozioni forti, mi calavano letteralmente i muscoli anche delle gambe, addirittura a volte. Con gli anni questa cosa è arrivata quasi completamente a sparire, però comunque devo dire che sia per la diagnosi sia per la, diciamo, entità e livello della malattia sono stato piuttosto fortunato, sia perché non ho avuto gli altri effetti collaterali possibili, oltre alla narcolessia, soltanto la cataplessia, che gli altri effetti sono paralisi del sonno, allucinazioni a occhi aperti e altre. Non preoccupare, tanto poi tagliamo. E appunto anche per quanto riguarda il livello stesso di narcolessia, comunque ad oggi, riuscendo a capire quando arriva il sonno, riuscendo anche fino a un certo limite a reggerlo, posso gestirlo abbastanza bene, ma appunto, come ho detto, ci sono livelli anche più alti che il sonno arriva e arriva, non fai in tempo ad accorgertene, quasi che crolli, oppure con la cataplessia, qualunque emozione forte, comunque può farti calare i muscoli. Sono stato piuttosto fortunato sotto questo punto di vista e anche appunto della diagnosi, perché ci sono persone che hanno avuto molto più di 2 mesi, anche più di un anno qualcuno forse. E per quanto riguarda l'impatto che ha avuto, diciamo che l'ho sentito appunto più i primi anni, per il fatto che avevo
7-8 anni comunque ero... Certo, da bambino magari è anche più difficile imparare a gestire certe situazioni, immagino adesso poi col tempo e crescendo si arriva a una consapevolezza tale da poter riuscire a controllare per quanto si può certe manifestazioni della patologia magari. Sì, un esempio lampante era che quando ero più piccolo fare i riposini da un quarto d'ora che permettono appunto mi permettono poi di stare bene per le prossime 3 ore diciamo, mi rifiutavo di farli finché non mi piaceva l'idea di dover dormire in questi momenti, però appunto crescendo la cosa si è migliorata, diciamo è migliorata, oltre che è migliorata appunto per i farmaci, sono stati trovati nuovi o fatte prove con altri, anche per il fatto che ho imparato a gestirmela meglio al punto che mi sono anche imparato diciamo, a dormirci in classe quando all'inizio non volevo nemmeno dormire quando ero a casa e appunto così è migliorata sia perché appunto ci sono cresciuto e sia per lo sviluppo di nuovi farmaci, di prendere le dosi giuste, i momenti giusti, diciamo che è stato un po' un esperimento all'inizio che abbiamo dovuto provare diverse modalità, diciamo, di assunzione dei farmaci. Quindi adesso si è raggiunto un equilibrio che ti consente comunque di vivere la tua vita al meglio, no? Sì, comunque diciamo che per dirla in un modo molto, diciamo, tranquillo ho i miei tempi, ossia appunto non riesco comunque a stare una giornata senza fare mai un riposino, anche volendo con i farmaci, comunque a lunghe serate poi magari mi viene sonno, però sì, alla fine non è un grande impedimento perché appunto gestendomi i riposini, gestendomi i farmaci riesco a tranquillamente affrontare una giornata perché appunto è un quarto d'ora, eventualmente si dorme prima di fare qualcosa, quindi non c'è problema sotto... Soltanto che appunto ai miei tempi e... Senti, se qualcuno che ci sta guardando sta avendo adesso a che fare con questo tipo di diagnosi o magari ha il dubbio e si sta approcciando a questo tipo di malattia, che cosa consigli? Che cosa vorresti dire a queste persone? O comunque chi magari ha lo stesso tipo di patologia? E allora, soprattutto per le persone che stanno venendo e stanno facendo test per la diagnosi o sono appena stati diagnosticati con la narcolessia, la cosa appunto che consiglio nel limite del possibile è riuscire a imparare i limiti che ti pone la malattia, non cercare di rifiutarla, ma semplicemente per quanto sia possibile, perché a livelli più alti è veramente un problema, cercare di vivere al meglio, appunto come ho detto prima, con i propri tempi per quanto possano essere. E per chi invece ha il dubbio che sia narcolettico, che abbia patologie simili, o contattare eventualmente appunto l'Associazione Italiana Narcolettici, l'AINE, o anche se la seconda è un po' più, diciamo, un po' più difficile, andare appunto in centri specializzati. Il campionato si è dunque trasformato in un'occasione di sensibilizzazione sulla narcolessia, malattia rara, spesso misconosciuta e sottovalutata. Ma è stato anche un'opportunità per riconoscere l'importanza di una rete di supporto familiare e di una società più inclusiva, che valorizzi e sostenga coloro che affrontano le sfide quotidiane imposte dalla narcolessia e le loro famiglie. Allora, eccoci tornati in studio dopo questo approfondimento della nostra Valentina Sacco. Anche qui, Federico, se parlo di pallavolo, insomma, allora ti tocca un po'. Mi tocca un po', però poi io ho giocato a pallavolo tanti anni a Montorio con la squadra, comunque ho raggiunto tanti obiettivi anche importanti, anche dal punto di vista mio personale, comunque lo sport aiuta a crescere, però poi è bello vedere questi atleti comunque perché non è solamente lo sport, lì è un messaggio che deve passare.
E molte volte noi ci giriamo dall'altra parte, e questo è sbagliato, perché bisogna affrontare i problemi, ma soprattutto intervenire e aiutare queste situazioni che purtroppo ci sono. E lo sport deve lanciare questi messaggi. Questi messaggi, assolutamente sì, perché è un volano molto molto importante per tante iniziative che comunque lo sport può portare avanti, anche i messaggi che sì. Gli atleti devono portare avanti. Eh sì, proprio così, complimenti ancora alla nostra Valentina Sacco e soprattutto all'associazione che giorno dopo giorno cerca di combattere queste patologie. E allora noi cambiamo ancora una volta argomento, voltiamo pagina, un approfondimento firmato dal nostro Nico Centurame, che giovedì 25 maggio è stato alla presentazione dell'edizione numero 13 della Remind Festival, che si terrà dal 1 luglio al Parco Fluviale di Teramo, organizzato dall'Associazione Federica e Serena in ricordo delle ragazze vittime del sisma purtroppo nel 2009. La serata ovviamente avrà uno scopo benefico e vedrà anche l'esibizione di alcuni artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale. Allora seguiamo l'approfondimento, prima dei saluti finali, del nostro Nico Centurame. Nella mattinata di giovedì 25 maggio, presso la sala conferenze del Consorzio BIM di Teramo, è stata presentata la 13ª edizione del Remind Festival, organizzato dall'Associazione Culturale Federica e Serena, una serata a scopo benefico dedicata proprio alle due ragazze, Federica Moscardelli e Serena Scipione, scomparse a causa del tragico terremoto del 2009, che si terrà il 1 luglio al Parco Fluviale Davide De Carolis di Teramo, e durante la quale si esibiranno alcuni importanti artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale, come ricordato dalla presidente dell'associazione Elena Di Tommaso. Siamo appunto alla 13ª edizione, l'associazione Federica e Serena anche quest'anno è veramente molto carica, piena di energia per appunto buttarsi totalmente nell'organizzazione di questo evento. Abbiamo modificato il nome per renderlo un po' più appunto giovane, se vogliamo, dopo 14 anni questo cambio di veste ci è sembrato anche abbastanza necessario oltre che voluto, e quindi Remind Festival 13ª edizione. Che cosa significa? Significa quello che abbiamo sempre fatto sostanzialmente, la sostanza di questo festival non cambia, fondamentalmente noi ci proponiamo di mantenere vivo il ricordo di Federica e Serena, ci proponiamo di fare a Teramo, organizzare a Teramo un evento di musica importante alla stregua di tutti gli altri festival che ci sono in Italia, festival musicali, e poi ovviamente il ricavato di questa attività, come di tutte le attività che si avranno appunto durante l'anno, sarà destinato alla Casa Madre Ester di Scerne di Pineto. È una realtà molto attiva nel nostro territorio, a capo di questa comunità c'è Suor Pina, che quotidianamente si impegna appunto nelle varie attività che servono proprio alla crescita personale e professionale dei ragazzi che sono ospiti di questa struttura. Quest'anno per la 13ª edizione abbiamo deciso di chiamare tre artisti, e sono Emma Nolde, Giancane e Meg. Emma Nolde è un'artista emergente, al suo secondo album che è stato prodotto con Francesco Motta, e devo dire che nonostante fosse la più giovane della tripletta di artisti, in realtà ha una grandissima maturità e siamo molto contenti di averla con noi, infatti siamo sicuri che chi non la conosce ne rimarrà davvero colpito. Poi abbiamo Giancane, che è invece un cantautore romano che ci ha abituato a un linguaggio molto particolare, no? Una grammatica letteraria ripresa dal parlato di strada, e sarà sicuramente un bellissimo spettacolo molto, molto vivo. E poi infine l'headliners a Meg è stata anche cantante di 99 Posse, infatti ha all'attivo 4 album con 99 Posse e 4 album da solista. Qui presenterà ovviamente il suo ultimo lavoro, che si chiama Vesuvia,
insieme ovviamente a tutta un'altra serie di brani che hanno caratterizzato la sua carriera, perché è simbolo proprio della musica che ricomprende diversi stili appunto tra di loro. Quindi vi invito a partecipare a questa 13ª edizione di Remind Festival il 1 luglio presso il Parco Fluviale di Teramo alle ore 20. Il costo del biglietto è di 15 euro ed è possibile acquistarlo sulle piattaforme appunto di Ciao Ticket in tutti i punti vendita autorizzati. Oltre al consigliere Antonio Filipponi sono intervenuti anche il vicepresidente dell'associazione Matteo Di Giacomo e il presidente del consorzio BIM Marco Di Nicola, che ha patrocinato l'evento. Il 1 luglio al Parco Fluviale di Teramo torna questa iniziativa giunta alla 13ª edizione, insomma il BIM è sempre attento a queste iniziative. Sì, da un sacco di anni che il BIM sponsorizza questi eventi che sono benefici, per cui dobbiamo dare spazio a queste iniziative, soprattutto da un'associazione giovane che nasce per i loro amici che purtroppo sono andati via nel sisma 2009 dell'Aquila, per cui anche questo è un ricordo molto importante. Il consorzio da anni c'è e soprattutto iniziative lodevoli come queste che possono essere anche un fiore all'occhiello per il nostro territorio. E allora questo l'ultimo approfondimento di giornata di questo mercoledì. Io ringrazio Federico Di Luigi per la compagnia, so che ci rivedremo domani perché c'è una bella domani intervista. Ci viene a trovare il presidente del consorzio Punto Europa, Filippo Lucci, con lui affronteremo un po' i 360 gradi le tematiche che riguardano il consorzio, perché sono tantissime le tematiche. Sì. Che loro affrontano in maniera anche di fondi, perché poi molte volte la questione economica è una questione fa la differenza. Fa la differenza soprattutto per gli enti, per i piccoli comuni. Comunque con lui affronteremo questa tematica e vedremo anche quali sono le possibilità anche per le aziende per trovare dei fondi anche a fondo perduto da parte dell'Europa. Perfetto, e allora ci vediamo domani, mi raccomando, puntuali, ore 17:30, il canale è sempre quello, il solito, il 10 del digitale terrestre, dove c'è Rete 8. Ciao Federico, grazie. Ciao Lorenzo, buona serata a tutti.